essere o non essere. Questo è il problema. Che cos'è più nobile? Soffrire nell'animo per i sassi e i dardi scagliati dall'oltraggiosa fortuna? O impugnare le armi contro un mare di affanni e combatterli fino a farli cessare? Morire, dormire, niente più. E con il sonno dire che poniamo fine al dolore della carne e alle mille afflizioni naturali a cui la carne è destinata. Questa è la fine che bisogna desiderare ardentemente. Morire, dormire, forse sognare. Ecco il difficile. Perché quali sogni potranno visitarci in quel sonno di morte, quando saremo usciti dalla stretta di questa vita piena di affanni mortali? È un pensiero su cui ci si deve fermare a riflettere. E sono proprio pensieri siffatti a prolungare la durata della sventura, perché chi sopporterebbe le sferzate e le irrisioni del tempo, i torti dell'oppressore?